So I want to be rather, because our time is not very long for talking, so I want to jump straight into the matter. The theme is, as you can see, is the role of meditation in the fight against stress. And I don't want to elaborate too much about what stress is. We all know it pretty much. There is, in the textbooks, stress is defined as an internal as well as an external factor which disturbs us very much in our daily life. And what we want to offer you all today is a practical session which you can use yourself and also use at home, and we will do it together to reduce the stress and make the best of this time here together. That's what is really our wish. Okay. Quindi diciamo, lui innanzitutto spiegherà che cos'è lo stress, perché purtroppo già lo sappiamo tutti, però vorrà offrirci una chiave molto pratica, non solo per comprendere razionalmente le cause dello stress, ma offrirci, alla fine faremo questo esperimento per ridurre lo stress praticamente. So for an introduction, we picked out some random pictures of stress. You can see the stress at work and the stress which comes from fear and through the communication when we hear something or a shock which comes to us, and very important, the last picture here, the information overload. We all cannot live without mobile telephone anymore, with computers anymore, but we probably do not notice that for some people this situation has developed into a chronic, as we say in medicine, a chronic situation of information overload, and that causes actually a chronic tension within us. So we are never fully relaxed and never really within ourselves, and we are never really balanced. And this deprives us of a much higher quality of life, which we actually could have, and which we will show you later on how to achieve that. Ok, quindi ovviamente questa slide illustra, come vediamo, differenti forme di stress, per cui lo stress più comune è quello del lavoro, oppure emozioni negative come la paura. L'ultima immagine mostrava una causa di stress, diciamo, che di recente è esplosa, cioè l'eccesso di informazione, il fatto che noi abbiamo tutti questi smartphone che ci bombardano continuamente di notifiche, e questo ci fa stare sempre in tensione, perché c'è sempre, come dire, un costante richiamo alla nostra attenzione, e quindi appunto alla fine faremo questo esercizio che spiegherà come abbandonare i pensieri in eccesso. And medical doctors sometimes do not see so well the internal factors of a chronic stressful situation, because they see only when stress has become already quite predominant and manifesting in physical symptoms, like we see here, low energy, headaches, stomach upsets, ulcers in the stomach, skin problems, the reduced immune system, aches, pains, etc. These are just some examples. But before that is often emotional symptoms, as you can read here, and we all know about it, when we are not feeling okay inside, you know, when we feel, agitated or overwhelmed, or, you know, having difficulty to relax and sleep and so on, all these things. And the problem really is that it becomes chronic, you know. And we do not know it. We are in that state more or less all the time. Quindi appunto il problema è che, non essendo consapevoli di questo, noi viviamo in una condizione cronica di stress. Una cosa, un limite, se vogliamo, della medicina moderna è che agisce quando i sintomi ci sono. Quindi conosciamo tutti i sintomi, sia interni, emotivi, che esterni dello stress. Il problema, cioè la soluzione, è andare alla radice dello stress e provare a tagliare la radice dello stress. So we want to introduce from my side, on the medical side, from the side of a doctor, what the experience of meditation, and I'm saying meditation in a proper form, because not everything that is labeled meditation is really this benevolent type of meditation which brings the well-being within us and the silence in the brain and all that. But the true meditation which we are talking about, I want to give you a short overview of actually
three steps of what happens in our body. Allora, quindi lui, diciamo, vorrà mostrare gli effetti benefici della meditazione dal punto di vista di un dottore e quindi, diciamo, mostrerà in tre passaggi fondamentali appunto come agisce questo sul nostro benessere. Okay. what I'm showing you here, don't get a shock or don't get an information overload by these pictures here, but what I want to show is that we have in the meditation three parts, I would say, which I want to emphasize now. We have our central nervous system, which we see here, the spinal cord, and here it's not the full brain shown, but on top is the brain. This is the first structure that is key role in the meditation. The second structure, which is, I'm sorry for being a little bit complicated here, but maybe you can relate to that later on, is a part of nervous system that comes out of the central nervous system, and it is called the autonomous nervous system. It is a very subtle part of the nervous system within us, and it is shown here in two ways. Here, these two lines here, parallel to the central nervous system, is called the sympathetic nervous system. And on the other side, we have here on the in the pelvic region, and as well as in the cranial region, two parts of the so-called parasympathetic nervous system. Both of these, sympathetic and parasympathetic, originate out of the central nervous system, and they have their own function within the body. And just a little side comment, maybe stop here. Prima lui ha detto, quando però parliamo di meditazione dobbiamo pure capire che cosa intendiamo per meditazione, perché non è che tutto quello che viene proposto come meditazione ha lo stesso effetto. Lui adesso dal punto di vista di un dottore ci mostra come è fatto il corpo umano e ha detto adesso non abbiate stress da eccesso di informazioni per questa spiegazione che vi facciamo. Brevissimamente lui ha spiegato, abbiamo un sistema, abbiamo nella nostra spina dorsale, coincide, diciamo, dal punto di vista fisico con quello che potremmo chiamare il nostro sistema nervoso centrale. Noi abbiamo schematicamente due canali che esprimono il sistema nervoso simpatico, che non vuol dire che è simpatico, ma vuol dire che reagisce agli impulsi esterni, e poi abbiamo invece una parte del sistema nervoso che è parasimpatico, quindi diciamo che non è influenzato, è quello per esempio che ci fa respirare o battere il cuore, non è che noi dobbiamo pensare per avere delle funzioni che sono vitali. Mm-hmm. Thank you. When there is a meditation process going on, and whatever happens, which we explain to you definitely later on, the central nervous system is touched in the proceeding process of the meditation. Also the autonomous nervous system gets touched, sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. So when that happens, we have to understand that there are two functions of this nervous system. The sympathetic nervous system is a fright and flight nervous system. It protects us when there is an emergency or when there is stress. The sympathetic nervous system gets agitated, makes the heart beat fast, makes us breathe fast, makes all kinds of, it stops the digestion, it causes all kinds of actually discomforts and irritations in the body, but it is necessary to cope with stress and with problems. While the parasympathetic nervous system, we can say, is the good guy, and this part reduces our functions of, let's say, it reduces the heartbeat, it reduces the emergency situation within the body, it keeps the eyes steady. There's in this region here of the parasympathetic nervous system, there are a few very interesting parts. I will go on with that a little bit longer. There's for instance one part which is very interesting
our saliva in the mouth, the saliva. In a proper meditation, the composition of our saliva changes. And when we swallow it down, it becomes like ancient scriptures has been described as a nectar which can be transformed, get swallowed down, and can have a massive healing component. The other observations are much more obvious. The heart reaches a balanced state of beating. The digestive system actually gets stimulated, and the whole of the digestion functions much better. The kidney function is increased. So all kinds of really procedures in the body which are emphasizing our well-being. We simply feel good when that is working. Perfetto, quindi lui ha spiegato appunto che appunto il sistema simpatico è quello che agisce quando c'è un'emergenza, uno stress, e quindi paradossalmente c'è il ruolo cattivo, perché magari è quello che fa insorgere le malattie o dei sintomi, perché appunto è necessario combattere contro magari degli accadimenti esterni, mentre invece il sistema parasimpatico è quello che ha la parte più buona, perché è quello invece che riduce il battito cardiaco, che ci fa tornare diciamo a uno stato di normalità. Ora la meditazione investe in maniera positiva, la pratica di questa meditazione investe entrambi i sistemi, quindi sia il sistema parasimpatico che quello simpatico. E lui poi mostrerà diciamo in maniera più dettagliata, addirittura fin nei dettagli la scienza ha scoperto che durante l'esperienza della meditazione perfino i componenti della nostra saliva cambiano, per cui la saliva diventa più dolce, diventa quasi il nettare che viene descritto dalle scritture, e in generale tutte le funzioni del corpo umano possono essere dimostrate come migliorate assolutamente nel loro funzionamento. Thank you, Adriano. Now, I promised you I will speak about three different stages. We have mentioned the central nervous system here. Now, I gave you some idea about the autonomous nervous system consisting of sympathicus and parasympathicus with its two components. If you want, for simple reasons, we can call it the bad guy and the good guy. Okay, but now the next slide, please. Here again, it's just a summary of what we have spoken about, the two components of the autonomous nervous system, sympathicus and parasympathicus, with its two functions. One is more activating, fright and flight situation, the other one, the good guy that keeps us relaxed, keeps us down. Next slide, please. And here, the third component, which I promised you, this is actually away from the gross to the subtle. We are moving from the central nervous system to the autonomous nervous system, which is a little bit more subtle. And here we see the actual subtle system within our body, which is an energy system consisting of nadis and plexuses and centers, which are placed within the body to carry our subtler energies. They carry the emotions. These nadis carry our mental energies, intuitions, all our subtler energies. And here we are really coming into the range of meditation. Ok, questo appunto è lo schema del corpo sottile, quindi adesso passiamo dal corpo fisico grossolano a quello che è appunto il corpo energetico, e sostanzialmente coincidono quello che sono i canali diciamo di destra e di sinistra con quello che è il sistema nervoso simpatico, e invece il sistema nervoso autonomo, che è la parte diciamo più sottile del sistema nervoso centrale, corrisponde con quello che è il canale centrale. So the purpose of this information is that when we do the exercise together later on, you might remember or recognize one or the other particle of this information here. When you might experience a certain relaxation in the body, you might experience this calmness, and later on when we reflect about that, we can see how actually our state of being is changing into another state of being. This is what happens in the meditation, and this we are very eager to give you later on. Diciamo appunto, quindi
c'è l'urgenza, proprio l'impazienza quasi di farvi provare direttamente l'esperienza, perché appunto nell'esperienza della meditazione, attraverso questa conoscenza pregressa, che appunto il corpo sottile in un certo senso è sovrapponibile a quello fisico a livello concettuale, noi possiamo comprendere e apprezzare meglio gli effetti della meditazione, perché possiamo avere durante la meditazione dei particolari benefici o dei sintomi di rilassamento in particolari zone del corpo, e quindi possiamo attraverso questa conoscenza apprezzare e comprendere il perché. And I do not want to take too much time because I have very nice friends who are talking also, and I want to summarize this with the invitation that whoever I will be around afterwards, if you have a question in this particular area of meditation and medicine, I'm very happy to answer questions and will be around to help you. Appunto, lui non vuole prendere adesso molto tempo perché ci sono anche altre persone che lui stima molto che devono intervenire, però sarà disponibile, diciamo, ora ci sarà una scaletta di interventi, poi faremo l'esperienza della meditazione e poi eventualmente, per chi vuole, possiamo fare una sessione di domande e risposte, quindi lui è disponibile anche dopo per eventuali approfondimenti per quello che riguarda la connessione tra meditazione e medicina. Thank you very much. Yes. There's just one sorry. One final word only for those who are interested to read on the internet, because as we said, you know, meditation is not always meditation. We'll give you this information. If you cannot write it down right now, we'll give it to you later on. And I think here I'm finished, and I thank you very much. I thank Adriano very much, and thank you.